Allora, bro, l'altra volta ti abbiamo insegnato a rimorchiare un po' col pallone. Adesso ti insegniamo a dominare sul campo, tipo così. Vediamo. Prendi la palla, vai verso il canestro. Va. Ah, ecco, ecco, perché ero... Quando ho detto dominare nel campo non stavo capendo. Adesso è chiarissimo, goddamn, questa volta vogliamo buttare giù il canestro. Va bene, ci siamo. Qua abbiamo... la sostanza per farlo, facciamolo, let's go! Va benissimo, ok, ci siamo. Sono nero nerissimo, pronto per dominare nel game. God damn, oggi solamente schiacciate. Ok, sono pronto. Ma prima di tutto, ragazzi miei, già lo sapete, bisogna cominciare per step, perché io non so fare le schiacciate. Quindi partiamo prima dalla prima schiacciata basic, per poi andare a salire. Let's go. Cosa dobbiamo fare? Allora, quindi la basic è una o due mani, quindi è molto semplice. Ci sono due modi per saltare, già che ci siamo insegniamo le varie tecniche. Allora, ok. A due gambe, che è la tecnica che userai te probabilmente. Ok. E poi invece ad una gamba. Ok. Salto come sei più comodo, la forza esplosiva c'è, l'abbiamo vista nei video del salto e box. Ragazzi miei, ci siamo. Prima quindi salto e canestro semplice, insomma. Ma devo fare battuta? Non serve. Ma io faccio trattenuta in the gang, la metto sotto l'ascella, almeno sono sicuro. Let's go! Porca miseria! Cominciamo malissimo, ragazzi. Facciamo la camminata che fa salire un attimo un po' più di vibes, capito ragazzi? Perché ho fatto una figuraccia. Come al solito, ragazzi, è normale, bisogna scaldarsi, bisogna entrare nel dentro, mood. Nel mood, Jansen, ha detto giusto. Dai, riproviamo, secondo tentativo. Posso dire una cosa? Così è un po' scomodo partire. Se riesci a tenerla così, ti puoi dare anche la spinta per andare su con le braccia. Ok, così, infatti perché non stavo capendo quello, infatti. Benissimo, si vede che il fratello Nesa, grande coach in the building, sensei, mi ha dato una dritta, vediamo un po' se funziona. Direi che ci siamo, ragazzi, quando avete la quality solamente progressi. E adesso vediamo di farne altri di progressi. Let's go! Ok, dopo che l'abbiamo schiacciata in avanti, schiacciamola indietro. Schiacciamo all'indietro, io non ho mai schiacciato all'indietro, e voi ragazzi? Andiamo, vediamo! Allora, è stato tutto quanto molto figo, ma non ho capito praticamente niente. Come ha fatto a girarsi all'indietro? Io penso che se mi provo a girare così all'indietro, mi incrocio le gambe da solo e mi prendo uno slogamento della caviglia. Quindi faccio vedere cosa devo fare step by step, che devono capire pure le persone che sono a casa. Cerchi di spingere in alto, però invece di schiacciarla in avanti. Ok, quindi io ho visto che hai fatto un passaggio di piedi. Okay. Leggermente, ruotare leggermente, non troppo. Ok, quindi è una cosa del genere. Yes. Ok. Senti, carico? Sono carico, io sono non ti vedo carico. Voglio che sei più carico. Però io sono nato carico, solo che questo qua è un parco pubblico, ragazzi. Non vorrei far vedere tutta l'energia che c'ho qui dentro, se no non ci dà più gioco per nessuno. Hai capito? Let's go. Bisogna andare per gradi, come dico sempre. Show them in the building. We are ready. We are ready. Porca miseria! Oh. Com'era? GP nel basket, com'è? Quando arrivi sotto non c'è bisogno che ti stoppi e salti, ma cerca di essere più continuo. Ok. Arrivi camminando. Oh, basta con tutte ste chiacchiere, ora vi faccio vedere la qualità. Let's go! Porca miseria! Oh! Bravissimi! Qua ci abbiamo showtime!
il nuovo End One Monster. Qua la quality comincia ad aumentare, te lo dico. Allora, il prossimo movimento si chiama windmill, che sarebbe mulino. Ah, okay. sì, lo conosco pure nel break dance. Sì. Ok. E consiste in fare questo movimento col braccio. Questo è cattivo. Questo se entra una mina. Porca miseria! Dovete chiamare qualcuno che tiene il canestro, perché sennò qua lo butto giù, mi sa, eh. Vai, lo tengo io. Bravo, tu rimani lì. Per le schiacciate devi prima darti la spinta, ok? Mi do la spinta sia con la gamba che con il braccio. Stessa cosa con due. Prima di pensare di andare su, ok? Una volta che vai su, appena stacchi, fai il movimento, che è questo qua. Ok. Su, tiro il braccio. Qua stiamo cominciando a salire di livello. Io l'ho detto graduale, ma non così graduale. God damn. Questi sono salti, salti da canguro. Va bene, ragazzi miei, ci sono pure per questo. Vediamo. Facciamola, entriamo, bro. Entriamo. Dammi lo step uno per uno. Allora, con la palla. Facciamo così, ti prendo il pallone, quello con più grip. Va bene, pallone con più grip per GP. Ci siamo. Questa che roba. Pallone in mano, ti dai la spinta come prima, come quando hai fatto quella basica, diciamo. Porti su, appena stacchi, fai questo di braccio. Ma solo con uno? Sì, la accompagni su con due, e in questo punto qua la lasci andare e vai con uno solo. Esattamente. Ci siamo! Oh! Eccola lì. Oh! Ce l'ha, ce l'ha! Dio santo qua! Oh! Mi stavo devastando. Ok, adesso andiamo a vedere il 360. Il 360 alla sbarra. Io amo fare 360, ragazzi. Vediamo un po' sto 360 basket style. Wow. Wow, sembrava un sirenetto. Allora, come hai fatto prima, invece di arrivare e girarti soltanto e schiacciarla all'indietro, quando arrivi salti, torsione e schiacci. Ok. È più semplice dirsi che farsi. Infatti hai detto soltanto salto, traziono. Io sono sempre troppo proiettato nel calisthenics. Qua non devo trazionare niente, che se no... Qua bisogna spingere. Vamonos. Let's go, man. Let's go. Wow. Con i 360 non sbaglio, guarda la quality, mamma mia, questo mi ha gasato particolarmente. Andiamo con il prossimo. Ok, adesso il livello schizza, siamo arrivati al boss finale. Ah, mi piace soprattutto il fatto, vabbè, niente, andiamo avanti, sì. Livello finale, ok? Praticamente faremo la windmill, il movimento di prima, però alzandosela a tabellone. Subito così, facci vedere un po'. Se la alzo a tabellone, la prendi e schiacci. Senza tirarti il missile, ma più morbida. Questa salsa mi sa che è proprio matriciana. Mamma mia, ci gustava. Ok, 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 ok. Prima di tutto comincio con quello basic. Primo tentativo a terra. Si scherza più. Non si scherza più. Bene così, ragazzi. Bene così. Pisci questo tabellone e fai la windmill. Eccola. Bravo. Ce l'ha. Ti prego che ce l'ha. Ti prego. Fallo. Prossimo jump box. Lo vedo provato, ragazzi. Ragazzi, il mostro finale è imbattibile. Ci vogliono 50.000 vite, oh. Guardate il sudore. Sto sudando come poche volte nella mia vita. Allora, com'è schiacciare? Schiacciare è tosto, ragazzi miei. È un bel allenamento. Però, bro, io non sono pronto a mollare. Devo metterlo dentro sto cavolo di canestro.
Ti aiuto io. Ho bisogno di una dritta. Allora, l'alzata te la faccio io e tu pensi solo a fare il gesto. La buttiamo dentro. Ok, va bene. Forse sarà meglio perché già il coordinare il lancio al canestro, prenderla, fare la rotazione non è affatto semplice, ragazzi. Proviamo con l'aiutino. Vai. Sei pronto? Allora, te la alzo. Ok. Sta uscendo la motivazione. Sta uscendo. Oh, uno. Let's go. Eccola. Ah! Let's go. Ah! Ah, non ce la metto. Ah! Cavolo. Ah, non sono capace. Devo riuscirci però, mannaggia! Dai, non è che la facciamo insieme, dai! Wow, 500.000 tentativi, ragazzi! Ma non sono uno che molla! Mannaggia, lo devo fare! Oh! Yes! No! Yes! Credo, ragazzi! Vedete, questo è quello che io dico! Non mollate mai! Tenete sempre duro, che con il tempo sbloccherete qualsiasi cosa. Tutto sta in voi, non mollate, fuck that shit. Spero che questo video vi sia stato di motivazione. Quindi mettete like nuovamente, condividete il video ai vostri amici. Seguite sui social me e i ragazzoni qui, Salvo e Mr. Jump. Vi metto il link in descrizione. Spero che il video vi è piaciuto. Vi mando un abbraccio, ragazzi, che sono devastato. Scra, papà, ehi.